dai, giù, vai. Si fanno queste cose, si fanno solo in pista. Ok ragazzi, è arrivato il momento. Siamo a Ciampino. Ci dirigiamo verso il gate. Direzione Cagliari. Il sogno si avvicina. Siamo in aereo. Finalmente vedremo la Sardegna. Allora, la verità è che siamo venuti qua non per una macchina, ma per il pane dell'antico fornaio. Siamo nelle backstage, è quasi mezzanotte, e hanno appena cominciato a fare 7 quintali di pane per tutta la città di Carbonia. E guardiamo la magia del pane, che è la cosa più bella proprio. Dimmi che non è vero, un GTR all'interno di un panificio? Non so voi, ma io non l'avevo mai visto. Comunque il proprietario del panificio è anche il proprietario del GTR, ancora per poco, quindi andiamo avanti col video. Adesso noi facciamo inversione qua e andiamo all'incrocio, la prima a destra. Vabbè, ma non c'è il navigatore sul GTR? Oh Luca, il navigatore sul GTR è da Froci. Ah, dovresti saperlo. Sto andando a 90 all'ora in sesta. Metto la quinta. Metto la quarta. Metto la terza. Schiaccio. E schiaccia qua. Yes! Wow! Oh, come on! 200 all'ora! 2.30 zio, 2.30. Basta, levatemi questa macchina da sotto il culo. Tra l'altro io vorrei dire che conto che accelerazione che c'ha questo GTR. Nolfi teneva il telefono in mano e praticamente puntava il tetto, perché la forza propulsiva che io ho provato sulla mia pelle di quel GTR è una cosa micidiale. Ragazzi, andiamo avanti col video, perché vi dico che la macchina accelera come un 488. Siamo a bordo del traghetto Tirrenia. Che peccato non esser potuto andare in Sardegna e vedere la GTR dentro un panificio. Comunque ora siamo appena rientrati a Roma e la macchina subirà un fantastico lavaggio. Buona visione!
Bene ragazzi, questo video è terminato e spero vi sia piaciuto. Se siete nuovi su questo canale, prendete in considerazione l'idea di iscrivervi a Officina del Pilota e seguirci su Instagram. Un Velox, mi sa. No, costava. Se stavo da solo, io stavo davanti. Secondo me sì. Ma tu quanto pesi? 75. E Norfi? 90. Io sono alti 75 kg. Più o meno 220-230 kg facevamo. Oh, quella è un 488 pista. Ma sai quanto costa quella macchina? Non ne ho idea. Più di 300.000 euro. Ma come? Così tanto? Più di 300. Quello ancora si stacchiate che era una cosa grigia. Attaccato al paraurti. Beh, effettivamente. Non ho capito. Un aeroplano. Secondo me l'ha venduta. No, non credo. Senti, ma la domanda è: ok, sta macchina qualche modifica ce l'ha, ma secondo voi, ma quanti cavalli c'ha sta GTR se sta attaccata a un Ferrari? Scrivetelo nei commenti qua sotto, fatecelo sapere. Nice!